Chissà, chissà, domani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa. Benvenuti a Gioco d'Italy, dove è arrivato il momento di accettare che sbando di diritto è una bellissima espressione da usare però in Parlamento, in campagna elettorale, se si scrive un saggio sui bianchi divani di Porta a Porta. Di fatto, senza dirlo perché non sta bene, perché non bisogna essere cinici, questo è uno stato di fatto, e quel che è fatto, e quel che detto è detto, e chi ha avuto a Uda Uda, chi ha dato la data, purtroppo ci sono passato, si impenava. A Napoli ci siamo chiesti per mesi, per anni, se valesse la pena di restare, o se, come tanti hanno già fatto, l'unica soluzione fosse andare via. E poi abbiamo dimostrato a noi stessi e a tutti che potevamo mandare via. E a Napoli abbiamo dimostrato che è possibile fare politica in prima persona. Si chiama Futura, il suo nome è detto questa notte, mette già paura, sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Offre un futuro senza la possibilità di mettere su una famiglia, e questo per un ragazzo di 20 anni è qualcosa, è una prospettiva assolutamente drammatica. E noi oggi siamo qui per ribadire che c'è bisogno di un cambiamento e di un impegno diretto di tutti noi in prima persona per risollevare questo paese. La legalità non è una cosa astratta, la legalità è una cosa viva. La legalità è come un seme che si pianta e che cresce, diventa albero e dà i suoi frutti. Con la legalità abbiamo una distribuzione equa della ricchezza. Con l'illegalità abbiamo l'accumulo di una ricchezza spropositata per poche persone. La legalità è politica, è sociale, è aggregazione, è sviluppo, è economia. Angelo Vassallo ha dato la vita per questa legalità, per questa terra, per la nostra Italia. E come si può dividere la legalità dal lavoro, dall'economia, dallo sviluppo? È impossibile, una è problematica all'altra. Angelo Vassallo, utilizzando questo diamante, ha dato un territorio, la ricchezza, che io mi impegno in prima persona a far diventare una legge. L'Italia è un paese nel quale evidentemente se si denunciano le illegalità, il malaffare, le collusioni, la colpa è essenzialmente di due grandi categorie, quella dei magistrati e quella dei giornalisti. I magistrati perché fanno le indagini, i giornalisti perché pubblicano gli atti delle indagini, soprattutto quelli non coperti da un segreto istruttorio. Peraltro si è tentato in tutti i modi di nuovamente mettere il bavaglio alla stampa. Sono lieto di poter salutare gli amici che aderiscono all'associazione prima persona, fortemente voluta dall'onorevole Pittella, e alla quale io ho aderito veramente con entusiasmo. Trovo che sia in una iniziativa assolutamente necessaria. Ed è per questo che sono altrettanto convinto e da tempo impegnato sul campo in questa prospettiva, che lo sviluppo dei territori deve integrarsi necessariamente con le dinamiche in atto nelle reti globali della comunità. Ad avere più donne a dirigere le banche, nei consigli di amministrazione delle grandi imprese, nei luoghi di lavoro, nella comunità scientifica e tecnologica. Questo è l'impegno in prima persona anche delle donne italiane. Vorrei delle donne che provano un po' a rivestirsi. C'è bisogno, così. Io sono presidente anche delle ACHI, quindi uso questa espressione di Papa Benedetto, di un nuovo slancio del pensiero. Che la politica economica la faccia la Banca Centrale Europea e tantomeno il Fondo Monetario. La politica economica la devono fare le istituzioni democraticamente elette. E tuttavia, Commissione Europea, Parlamento Europeo, BCE, da mesi hanno avvertito. Se fosse intervenuto per tempo
oggi non ci ritroveremmo a dover fare manovre che saranno profonde, pesanti e dolorose. Siamo un paese in una condizione drammatica, eppure siamo un grande paese. Siamo un grande paese. Ieri Benigni, nell'emiciclo del Parlamento europeo, ci ha fatto riscoprire l'orgoglio di sentirci italiani. Noi membri cittadini di una nazione che esprime cultura, che esprime una lingua meravigliosa, che esprime personalità maiuscole nel panorama mondiale, che esprime scienziati, ricercatori, giovani bravissimi, eppure siamo in questa condizione drammatica, perché abbiamo purtroppo avuto un conducente che ci ha portato. Grazie Presidente, grazie Giorgio. E grazie alla tua determinazione e grazie al modo corretto, determinato, tenace con il quale stai conducendo questo ruolo importante, che non siamo davvero in una condizione di non ritorno. E forse nel buio si intravede un spiraglio, e grazie ad un uomo che si chiama Giorgio Napolitano noi dobbiamo dare un nuovo governo all'Italia, un governo forte di una ampia base parlamentare, che si riconosca nelle riforme necessarie per salvare il paese e per cancellare una delle più orrende ferite alla democrazia italiana. Ai legittimi titolari il diritto di scelta. Io stendo a credere che ci sia qualche esponente del centro-sinistra, per parlare di noi, che continui a invocare elezioni anticipate, in uno scenario nel quale il paese sta andando alla rovina.